Oggi abbiamo visto due lavorazioni principali, la caciotta cipranese, come viene fatta il formaggio, quindi dalla rottura a quando viene messo nei stampi. Poi, come seconda lavorazione, abbiamo visto la filatura e la mozzatura della mozzarella, quindi proprio la mozzatura manuale sia quella fatta a macchina. Erano due formati, una 100 grammi e una 400 grammi, una formato da 400 grammi. Facciamo altri tipi di formaggi, quindi formaggi più per la semistagionatura, con stagionati, formaggi speziati con il tartufo, peperoncino, zafferano e quant'altro. Tra gli altri formaggi facciamo anche caciocavalli, scamorze, provoloni. Ecco, queste sono le principali lavorazioni che facciamo. Principalmente forse la caciotta cipranese è quella che riscuote più successo e il formaggio, sempre un altro formaggio stagionato, è simile alla caciotta cipranese, ma ha un grande formato da 8 kg, stagionatura 6 mesi, che è un ottimo formaggio. La lavorazione dei formaggi inizia alle 4 e mezza. Quindi faccio riscaldo il latte e la preparazione di tutti i latti, delle varie lavorazioni, quindi preparo il latte per la mozzarella, il latte per i formaggi, ma facciamo anche il latte in bottiglia, quindi seguiamo un po' tutte le fasi di ogni tipo di lavorazione che seguirà poi. Quindi una volta lavorato e la consegna fatta nel pomeriggio, quindi tutto nell'interno di una giornata.